E ben ritrovato. Come sai, sono Monica, English coach, lecturer ed esperta di comunicazione e formazione della lingua inglese. Oggi voglio fornirti un vocabolario chiavi in mano che ti sarà assolutamente utile nel momento in cui dovrai affrontare una conversazione in lingua inglese al ristorante. Come vedi alla lavagna alle mie spalle, ho riportato una serie di espressioni che appunto ti saranno molto utili, suddividendole a seconda dei momenti di una cena barra pranzo appunto al ristorante, in occasione del quale devi utilizzare la lingua inglese per dialogare. Bene, iniziamo subito. Come vedi, ti ho riportato in primis quali saranno i player, quindi i personaggi che potranno andare a interloquire durante questa conversazione al ristorante. Da una parte abbiamo il guest, quindi l'ospite, che nel caso in cui tu vada come cliente al ristorante sarai appunto tu. Poi abbiamo receptionist, che è solitamente la persona che risponde al telefono nel momento in cui dobbiamo effettuare una prenotazione. E infine abbiamo waiter o waitress, che è il cameriere uomo e il cameriere donna, oppure head waiter, head waitress, che è invece il caposala, quindi la persona che si occupa di gestire quello che è lo staff dei camerieri. Partiamo subito dallo step numero uno, che è making a reservation, quindi fare una prenotazione. Come sai, in inglese prenotare si dice to reserve oppure to book. Dovresti ricordarlo perché c'è un sito molto famoso che è booking.com, attraverso il quale di solito si effettuano le prenotazioni di alberghi e quindi prende proprio il suo nome appunto dal fatto che in inglese to book significhi prenotare e booking è la prenotazione. Alternative a to book e booking sono il verbo to reserve e il sostantivo correlato reservation, che è appunto la prenotazione. Quando devi telefonare, quindi you are the guest and you are calling the restaurant and the receptionist is replying to your call, quindi sei l'ospite che chiama il ristorante e la receptionist prende la tua telefonata, risponde alla tua telefonata, la domanda che sicuramente farai sarà: Do you have any free tables? Do you have any free tables? Quindi avete dei tavoli liberi? Oppure delle alternative potrebbero essere: I would like to make a reservation. I would like to reserve a table. I would like to book a table. Quindi queste sono delle opzioni che potresti utilizzare appunto per making a reservation. Quindi, do you have any free tables? Oppure I would like to make a reservation. Or I would like to reserve a table. La receptionist ovviamente ti risponderà con delle domande che vadano a raccogliere i dati che le servono per prendere nota della tua prenotazione. Quindi sicuramente ti chiederà when for, che significa per quando, when for, oppure for how many people, per quante persone, for what time, per che ora, under what name, a che nome. Quindi, ricapitolando, le domande che la receptionist farà al guest per prendere i dettagli della prenotazione saranno: when for, per quando, for how many people, for what time, under what name. Quindi ricorda questa qui soprattutto che è un po' più lontana dall'italiano. Under what name vuol dire a che nome. Bene, una volta che la prenotazione è stata fatta, once the reservation has been done, ecco che ci accingiamo ad andare al ristorante. Andiamo al ristorante, ovviamente verremo accolti da quello che solitamente è il head waiter o head waitress, quindi il caposala. Noi esorteremo dicendo good evening piuttosto che good morning. I have a reservation under the name of, quindi ho una prenotazione a nome di, e il cameriere ci inviterà a seguirlo per mostrarci il tavolo. Quando ci inviterà a seguirlo per mostrarci il tavolo, ci dirà una frase del tipo follow me, quindi prego mi segua, seguitemi, follow me. E quando ci accingiamo a sederci, se si tratta di un ristorante particolarmente, diciamo, attento a quelle che sono un po' le regole del galateo, se il cameriere ci sposterà la sedia per farci sedere, ovviamente parlo da donna, la frase che ci dirà sarà allow me. Allow me è la frase che il cameriere ci dice nel momento in cui ci sposta la sedia per permetterci di accomodarci, per poi appunto aiutarci a ricollocare la sedia nel punto giusto. Allow me, quindi ricorda queste due espressioni. Follow me, prego, seguitemi. Allow me, mi permetta, mi consenta, lascia che l'aiuti. Una volta arrivati al ristorante, quindi accomodatici al nostro tavolo, ecco che è il momento di ordinare il nostro pranzo e quindi passiamo allo step numero 2 che ho chiamato Ordering Your Meal.
ordering your meal. Le prime domande che da guest andremo a rivolgere sono domande del tipo: Could I see the menu, please? Oppure Could I see the wine list, please? Posso vedere il menu? Posso vedere la lista dei vini? Quindi Could I see the menu? Could I see the wine list? Oppure, se vogliamo chiedere se ci sono delle specialità del giorno, chiederemo: Do you have any specials? Do you have any specials? Quindi ci sono delle specialità, ci sono dei piatti che volete suggerirci? Oppure ancora, What do you recommend? Che cosa ci suggerisce? Mi sono anticipata. What do you recommend? Una volta visto il menu, quindi we have looked at the menu, quindi abbiamo sfogliato il menu, siamo pronti ad ordinare. Allora, per ordinare, la frase che possiamo utilizzare è la seguente: For my starter, I'll have. For my starter, I'll have, and then you decide. Quindi, per antipasto, prendo. Allora, due cose che ti voglio far notare. Intanto che la prima portata, quella che diciamo apre, quella che sarà la tua cena o il tuo pranzo, in inglese si chiama starter, che è appunto l'antipasto, quello che noi utilizziamo per iniziare il pasto. Infatti, in inglese diciamo è molto intuitiva come parola. Soprattutto una cosa importantissima che ti devi ricordare è l'utilizzo del verbo will. Ho probabilmente già fatto presente in passato che il verbo will, o meglio, scusami, will, che è l'ausiliare del futuro, serve per indicare tutte quelle che sono le decisioni sul momento, the decisions on the spot. Quindi, nel momento in cui tu vai ad ordinare una pietanza, è perché l'hai appena deciso, hai aperto il menu, hai sfogliato, hai preso la tua decisione, quindi stai per comunicare la decisione che hai appena preso sul momento. Pertanto, utilizzerai sempre un verbo che in inglese è effettivamente al futuro, accompagnato quindi dall'ausiliare will. Quindi I will have, I will take, I will eat, mangerò, prenderò, ordinerò. A seguire abbiamo for my main course, I'll have. Per la mia portata principale, considera che solitamente al di fuori dell'Italia i menu comprendono uno starter seguito da una main course, che è il piatto principale, la portata principale, che può essere composta da meat or fish, quindi da carne o pesce, con un side dish, quindi con il contorno, che in inglese si chiama side dish, potatoes, chips, smashed potatoes, for example, quindi a seconda di quello che poi appunto tu vai ad ordinare. Quindi abbiamo detto for my starter I'll take, for my main course I'll take o I'll have. Se hai bisogno di segnalare particolari allergie o comunque degli ingredienti che bene non siano presenti nei tuoi piatti, la frase da utilizzare è I'm allergic to. Se sei in maniera diciamo notevole allergica a qualcosa, dirai I'm severely allergic to, quindi sono gravemente allergico a. I'm severely allergic to. Comunque, I'm allergic to significa sono allergico a. I'm vegetarian, se sei vegetariano. I'm on diet, se stai facendo una dieta. Quindi queste sono, diciamo, delle espressioni che puoi utilizzare per segnalare alcune preferenze. Facciamo finta che tu ordini la carne, per esempio, perché questo è interessante saperlo. Se ordini una bella bistecca, il cameriere probabilmente ti chiederà: How would you like your steak? Quindi, come vorresti la cottura della tua bistecca? Ci sono tre modi per rispondere, principalmente tre modi per rispondere a questa domanda: Rare, che vuol dire al sangue, medium, che è diciamo cottura media, come la prendo sempre io. E infine, well done, che invece è ben cotta. Quindi ricordati che le tre tipologie di cottura che dovrai appunto comunicare a seconda della tua preferenza saranno rare, che è al sangue, medium, media cottura, well done, che invece è ben cotta. Passiamo allo step during the meal, quindi durante il pranzo o la cena, quindi durante il pasto. Nel momento in cui il cameriere va a servirci le portate che abbiamo ordinato per augurarci buon appetito, userà l'espressione enjoy oppure enjoy your meal, che significa appunto buon appetito. Alcuni in inglese usano buon appetit, che è la frase, l'espressione francese che è stata inglobata
nella lingua inglese. Comunque diciamo che enjoy è senza dubbio l'alternativa più diffusa. Se stiamo aspettando un po' troppo a lungo per ricevere le nostre pietanze, quindi vogliamo un attimo chiedere un feedback al cameriere, capire quanto tempo ancora dobbiamo aspettare affinché le portate ci vengano servite, la frase che utilizzeremo sarà: Will our food be long? Will our food be long? Cioè, ci vuole ancora tanto? We have been waiting for a long time. We have been waiting for 10 minutes. Stiamo aspettando da 10 minuti. We have been waiting for 15 minutes. Stiamo aspettando da un quarto d'ora. Quindi questa è l'espressione che utilizzerai. Will our food be long? We have been waiting for. E poi dici la quantità del tempo che appunto è il tempo di attesa che stai vivendo per attendere appunto la portata. Quando ci avviciniamo verso la fine del nostro pasto, di solito chiediamo una frase del tipo: Could I see the dessert menu? Posso avere il menù dei dolci? Could I see or could I have the dessert menu? Dessert è il nome appunto del dolce, il dessert, quello che noi chiamiamo dessert, in inglese si chiama dessert, e menu è la parola che viene utilizzata per dire appunto menù, ma questa l'abbiamo già vista prima. Passiamo diciamo alla fase conclusiva, che è la fase del conto. Come sappiamo, il conto in inglese si dice bill, quindi l'ultimo step è paying the bill e abbiamo l'espressione per chiedere il conto che è the bill please, ovvero il conto per favore, the bill please. Se vogliamo chiedere se è possibile pagare con una carta di credito, diremo could I pay by card? Could I pay by credit card? Ricordati l'uso dell'espressione by. Con, in questo caso non si rende con with, bensì con by, perché by è l'espressione che in inglese indica il complemento di mezzo, a differenza di with, che invece indica il complemento di compagnia. Quindi, could I pay by card? Altra espressione molto utile potrebbe essere can we pay separately? Quindi possiamo pagare ognuno il proprio. Can we pay separately? Se invece sei magari tra amici e quindi per una volta vuoi fare un po' la persona brillante, diciamo così, e offrire tu per tutti, la frase che in inglese dirai per dire oggi offro io, pago io per tutti sarà I get this oppure I get it. Cioè, oggi siete miei ospiti, I get it oppure I get this. Che è l'opposto di let's split the bill oppure let's split it, cioè dividiamo. Quindi, ricapitolando, se vuoi offrire tu per tutti, dirai I get it. Se invece vuoi dividere il conto, dirai let's split the bill oppure let's split it. Quindi dividiamo. Se invece, concludendo, vogliamo fare alla romana, in inglese si dice let's go Dutch. Bene, io spero che questi consigli ti siano utili per affrontare al meglio una cena o un pranzo in un ristorante dove tu sia chiamato a utilizzare la lingua inglese per interloquire appunto con receptionist piuttosto che waiter, waitress o head waiter o waitress oppure the other guests con gli altri ospiti. Per approfondire il tuo inglese e quindi essere in grado di articolare magari delle frasi che vadano un po' oltre questo vocabolario chiavi in mano, questo lessico chiavi in mano che ti ho fornito oggi, come sempre ti invito ad iscriverti al mio corso completamente gratuito chiamato Impara l'inglese in 4 semplici passi. Un percorso che attraverso 4 lezioni ti aiuterà a gettare le basi della lingua inglese una volta per tutte, andando attraverso un refresh di tutta quella che è la grammatica della lingua inglese, passando attraverso delle tecniche che ti permetteranno di arricchire in maniera esponenziale il tuo lessico, acquisendo kit chiavi in mano legati al business English, quindi l'inglese che ti serve principalmente dal punto di vista lavorativo, ed infine concludendo con lo scoprire la strategia che ti permetterà una volta per tutte di imparare l'inglese in tempi record. Bene, per oggi è tutto, io ti ringrazio per l'attenzione e come sempre ti invito a iscriverti al mio corso gratuito che trovi all'interno del testo di questo video. A presto e bye bye!